Ci siamo chiesti che cosa accade quando un bambino è diversamente abile, quindi non collaborativo, ha bisogno di cure odontoiatriche, in pratica il dentista, magari anche importanti, ed è un bambino che non collabora. Esistono delle novità e delle nuove opportunità, un percorso dedicato. La prima visita viene sempre fatta o al CERRIS o qui presso l'ospedale di San Bonifacio, dove è stato attivato un servizio ambulatoriale che viene svolto in due mezze giornate durante la settimana. Si valuta se il bambino può collaborare in ambulatorio, ma non in una sola seduta. Questo percorso viene fatto riprovando per più sedute, facendo in modo che il bambino possa abituarsi agli operatori, all'ambiente. Nel caso in cui si valuti che la cura comunque necessita di essere fatta e la cura ambulatoriale non è possibile farla, si inizia un percorso per curare il bambino in day surgery. C'è la collaborazione anche di altre professionalità, in pediatria, con i genitori, per creare un ambiente il più possibile familiare. Poi c'è l'intervento anche del chirurgo e dell'anestesista. Circa un anno fa è stata approntata un'organizzazione che prevede la gestione del bambino nel preoperatorio e nel postoperatorio per cercare di avvicinarci il più possibile alle esigenze del bambino in un ambiente pediatrico familiare. Dopo i 16 anni i ragazzi con handicap vengono nel nostro pre-ricovero. Cerchiamo di fare meno esami possibili, ma gli esami indispensabili per fare un'anestesia generale, perché come vi è già stato detto vengono sottoposti in anestesia generale agli interventi che hanno necessità. Naturalmente a seconda dell'impegno dell'intervento si fermano poi nel reparto chirurgico per alcune ore. L'anestesista si fa carico di questi pazienti tenendo in considerazione soprattutto il loro comfort e quindi riducendone al massimo tutti quelli che possono essere i motivi di trauma, soprattutto psicologico, quale può essere appunto l'accesso nelle strutture ospedaliere. Quali sono le strumentazioni all'interno della sala odontoiatrica? È disponibile un carrello odontoiatrico che viene portato in sala direttamente dall'ambulatorio, è lo stesso carrello che usiamo normalmente in ambulatorio. Esiste un riunito a carrello che ci permette di eseguire qualsiasi tipo di attività odontoiatrica e in particolare vi è la presenza del radiografico e di un sensore digitale che ci permette di vedere in seduta stante le immagini radiografiche sul computer. È infatti vero che spesso fare una radiografia diventa estremamente complesso in questa tipologia di pazienti. La possibilità di avere il radiografico in sala operatoria è altrettanto importante per la diagnosi, perché spesso certe patologie anche in fase iniziale, se non si esegue una radiografia endorale, non possono essere diagnosticate. Quindi si cerca di far uscire il paziente dalla sala operatoria con la risoluzione di tutte le patologie anche potenziali che potrà avere. E dopo la sala operatoria il paziente verrà inserito in un percorso preventivo mirato che prevede una visita di controllo ogni 2-3 mesi con pulizia, applicazione di vernici fluorate, quindi un percorso preventivo per evitare di riportare lo stesso paziente in sala operatoria a distanza breve o lunga di tempo. Ad accompagnare il bambino ci sono sempre i genitori, sono le ultime persone che vede prima di entrare in sala operatoria, prima di dormire, e poi quelle al risveglio. Sì, perché teniamo conto che comunque l'ospedalizzazione per i nostri pazienti è un evento estremamente traumatico che può avere anche poi delle ripercussioni nello stato di ansia del paziente nel tempo, quindi abbiamo cercato di rendere questo momento il meno traumatizzante possibile, il più veloce possibile e il più sereno possibile.